Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un drone FPV BNF, cioè pronto a volo, con caratteristiche davvero eccezionali, soprattutto assemblato in maniera davvero maniacale. Il drone di cui vi sto parlando è l'HGLRC Sector 5 versione 3, perché è la terza versione di questo Sector. Le altre due versioni sono un po' più datate. Questa versione di ultima generazione, con componentistica davvero di ultima generazione, ha fatto fare un salto in avanti a questo drone davvero davvero incredibile. Questo drone è un drone 5 pollici, però è pronto al volo. Non dovete fare assolutamente niente, dovete solo abbinare il drone alla vostra radio e siete pronti a volare. Questo drone è davvero pazzesco per come è stato assemblato, ma adesso lo guardiamo da vicino perché va ammirato in ogni dettaglio. Questo video doveva essere un video unico dove avrei fatto l'unboxing e poi l'avremmo provato. Invece secondo me questo drone, per come è assemblato e per come, diciamo, è stato costruito, merita due video. Quindi oggi vedremo l'unboxing, lo vedremo nei particolari per come è appunto bello, e poi un altro video in cui lo andremo a provare, in cui ci metteremo la Insta360 One Air con modulo con sensore a un pollice, quindi avremo una fotocamera con qualità incredibile su un drone davvero pazzesco. Quindi direi non perdere altro tempo e andiamo a guardare e come è stato assemblato questo HGLRC Sector 5 versione 3. Allora, andiamo a aprire la confezione. Sopra troviamo una spugnetta protettiva e qua troviamo subito il nostro Sector. Ovviamente lo andiamo subito ad accantonare perché poi lo guardiamo bene dopo nei suoi dettagli, perché è davvero incredibile questo drone per come è assemblato, mi ha lasciato davvero senza parole. Allora, troviamo le eliche, poi troviamo un pezzetto in TPU per il fissaggio del cavo dell'alimentazione, già uno è montato sul drone, ce n'è uno di ricambio. Poi troviamo delle altre eliche di scorta, troviamo i LED, che sono i LED da installare sui bracci, perché il drone comunque è predisposto, non bisogna saldare niente, ci sono le sue spinettine, se si vogliono installare in un attimo lo si vanno a mettere, a me non interessano, però sono nella confezione. Poi troviamo un'antenna per la VTX, davvero ben fatta, poche volte mi capita di vedere delle antenne nei droni BNF di alto livello, e qua ce ne abbiamo una. Poi qua abbiamo i vari lacci a strappa di due misure, quelli grossi e quelli più piccoli. Poi troviamo degli adesivi e infine qua troviamo la scheda tecnica per nel caso volessimo cambiare componenti o andare ad aggiustare o sostituire qualche componente. Abbiamo lo schema tecnico, qua i canali della VTX e via dicendo, tutte cose utili ovviamente. Qua troviamo un altro sacchetto con le viti di ricambio e i dadi per fissare le eliche. Questo è tutto quello che c'è nella confezione e direi che più che sufficiente per essere un drone FPV, ma adesso andiamo a vedere quello che è davvero un'opera d'arte secondo me, perché un drone preassemblato in quella maniera qua a me non è mai capitato di vederlo, cioè curato nei dettagli in maniera davvero maniacale. Allora, partiamo da quello che è, diciamo, l'esterno, quello che si vede. Allora, abbiamo un supporto in TPU con un sistema però di regolazione dell'inclinazione. Abbiamo quattro regolazioni, quindi partiamo da 25 gradi, 30 gradi, 35 gradi e 40 gradi. Tutto questo regolabile senza sostituire il supporto, perché qua abbiamo una vite con un dado che andremo a togliere, alziamo, incliniamo il supporto, cambiamo il buchino in cui infiliamo la vite e abbiamo regolato il supporto della fotocamera. E già questa è una genialata incredibile, non dobbiamo stampare tanti supporti per avere inclinazioni diverse. Questo è il supporto generico per fissare qualsiasi fotocamera. Poi nel sito vi danno i file STL per stampare qualsiasi tipo di supporto già prefatto per ogni fotocamera, da DJI Osmo Action alla GoPro 7 e vari tipi di supporti per GoPro, tutti con già predisposta la regolazione di questo tipo. Quindi andrete a stampare un supporto predisposto per, non so, per la DJI Osmo Action con sotto la regolazione, quindi davvero davvero tanta roba. Poi sempre nel sito abbiamo disponibili tutti i file STL di tutte le stampe TPU che vedete su questo drone. Allora, le stampe TPU le vedete, sono tutte quelle di protezione dei bracci, davvero ben fatte queste stampe TPU. Poi il colore nero rosso davvero niente male dal punto di vista estetico. Qua dietro abbiamo tutta una stampa TPU per i supporti delle antenne della ricevente, per le antenne della VTX e per il supporto del GPS, perché questo drone ha anche il GPS, ma questo poi lo vedremo dopo.
Poi, allora, partiamo da quello che è appunto quello che vi dicevo prima. Guardate come è assemblato bene, come è pulito, ordinato, è incredibile, cioè talmente assemblato bene che secondo me è un'opera d'arte dal punto di vista dell'assemblaggio. Allora, andiamo avanti a vedere la componentistica. Qua, come vi dicevo prima, giusto per farvi vedere come è curato nei dettagli, guardate anche questo supporto in TPU per tenere il cavo dell'alimentazione, davvero fantastico. Allora, partiamo dalla fotocamera, che è l'unica parte, o meglio l'unico componente che non è prodotto da HGLRC, perché è una camera della CADS, è la CADS Rattle, è una camera che a me piace tanto, ce l'ho anche su altri droni, su altri due droni ho questa camera, davvero secondo me fantastica dal punto di vista della qualità video, della latenza, mi piace davvero davvero tanto, e questo è l'unico componente che non è prodotto da questa azienda. Per il resto tutta la componentistica è prodotta da HGLRC. Allora, partiamo dai motori. I motori, guardate che bestie, sono dei motori 2306.5 come misura, infatti guardate che bestioni che sono, davvero un diametro importante, sono da 1900 kW e sono dei motorazzi davvero davvero importanti. Poi abbiamo il GPS qua sopra, perché questo drone secondo me, con le caratteristiche che ha a livello di componentistica, mettendo la ricevente giusta, può essere un drone anche per long range, per visto i motori, visto il GPS, visto il flight control che ha, e mettendo appunto una ricevente per long range come in questo caso un FR Sky R9 mini, secondo me è un drone che con le batterie agli ioni di litio diventa un drone per long range, ma poi magari lo vedremo in seguito. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il cuore del drone. Allora, partiamo dall'esche. L'esche è un esche 4 in 1, da 60 A con possibilità di picco fino a 65 A. Poi abbiamo un flight control di ultima generazione, un F7, quindi con presa Type-C, che è davvero utile soprattutto quando lo andiamo a collegare al PC, perché anche quando andiamo a configurare la ricevente o meno non abbiamo bisogno di andare a alimentare il drone con la batteria, ma basterà l'alimentazione che passa dalla Type-C per alimentare la ricevente, quindi non dovremo andare ad alimentare il drone quando facciamo la configurazione della ricevente, non dobbiamo accendere il drone. Poi questo flight control che è di ultima generazione, come dicevo prima, quindi davvero ben fatto, sempre prodotto dalla HLRC. E poi passiamo a quello che è invece un'altra parte secondo me interessante, la VTX. La VTX che ha la possibilità di 5 potenze diverse, partiamo da 25 fino a 100, 200, 400 e 800 mW. Quindi vedete che anche la VTX è una VTX che potrebbe diventare utile per fare del long range. Quindi ragazzi, questo è quello che è il drone, cioè davvero davvero pazzesco, secondo me non è fatto bene di più, cioè guardate com'è pulito in ogni suo dettaglio, cioè è incredibile, guardate, guardate che roba. A me ha lasciato senza parole, perché vedere un prodotto preassemblato, ma preassemblato in questa maniera, davvero pazzesco. Allora, il drone vi arriva anche tutto preconfigurato dal punto di vista software, infatti ha già preinstallato Betaflight 4.2, quindi l'ultima versione del firmware di Betaflight, e configurato come PID, praticamente pronto al volo in tutto. L'unica cosa che dovete fare appunto è configurare quello che è la parte del radiocomando e dei comandi per configurarlo appunto con questo drone. L'unica cosa che vi rimane da fare è solo configurare la parte di Betaflight con i controlli del vostro radiocomando con il drone. Per il resto è tutto a posto, tutto pronto per volare. Quindi ragazzi, non so, ditemi voi nei commenti, adesso nei prossimi video lo vedremo in volo, perché comunque ragazzi, questo drone secondo me, se vola per quanto è bello, vola da Dio, perché non è bello dal punto di vista estetico di più. Siamo andati oltre, perché a me vedere un assemblaggio di questo tipo è qualcosa davvero di pazzesco. E una cosa che non vi ho fatto vedere ragazzi, cercate il condensatore, cioè guardate il condensatore dove è stato messo. Sapete che il condensatore è una cosa che esteticamente ingombra, non è bella da vedere, guardate loro dove l'hanno messo, praticamente è all'interno tra lo spazio creato dai bracci, all'interno di questo spazio che però non si vede perché è impossibile vederlo, c'è il condensatore, cioè pensate a cosa hanno pensato, andare a nascondere anche il condensatore, che a tanti potrebbe dire ma noi che ce frega di nasconderlo, loro invece, perché comunque proprio maniaci dell'estetica pulita, hanno nascosto pure il condensatore, cioè veramente
veramente pazzesco. Quindi ragazzi, questo era solo l'unboxing con la descrizione delle caratteristiche di questo drone, perché come vi ho detto, secondo me merita appunto due video separati, perché questo video gli rende giustizia dal punto di vista nella cura del dettaglio e dei materiali usati, diciamo delle specifiche tecniche che secondo me sono davvero incredibili per un drone preassemblato, e nel prossimo video invece lo vedremo in azione con Insta360 One Air con un sensore ad un pollice, quindi il top delle action cam su un drone che secondo me è davvero davvero top. Poi, per non farci mancare niente, proveremo su questo drone queste batterie che secondo me sono davvero ottime in questa versione che ho comprato da 5S, che a me piace tanto la versione 5S, perché questo drone, che in questo caso è versione 6S perché è disponibile anche in versione 4S all'acquisto, poi vi lascio il link in descrizione nel caso lo vogliate acquistare, io consiglio sempre il 6S perché poi al massimo si possono mettere delle batterie meno potenti per chi magari vuole imparare o non ha ancora bene preso confidenza con il drone, e poi man mano aumenta di potenza, arriva alle 6S. Io però ultimamente mi sto trovando bene con le 5S perché sono un compromesso, questi droni che spingono tanto, le 5S secondo me sono un compromesso che rende il drone un pochino più docile ma allo stesso tempo non è, diciamo, smorto, cioè rimane proprio secondo me una cosa che mi piace le 5S. Quindi proveremo queste 5S della CNHL, questo marchio che secondo me non è niente male per rapporto qualità prezzo, ovviamente tutti i link in descrizione, quindi le proveremo anche loro su questo drone e Insta360 One Air. Ragazzi, guardate che spettacolo, praticamente la fotocamera sembra fatta apposta per questo drone perché ha anche i colori che ha il drone, quindi rosso, nero e bianco, praticamente ha i colori del drone, sembra nata apposta per questo drone. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi trasmesso cos'ha questo drone in più degli altri droni preassemblati, perché è qua da vedere e ve l'ho fatto vedere appunto perché davvero è un'opera d'arte secondo me dal punto di vista dell'assemblaggio e la componentistica, tanta tanta roba. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo unboxing con le prime impressioni e le considerazioni di questo drone della HLRC, il Sector 5 versione 3, vi è piaciuto ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, seguitemi su Instagram e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!